Mi dica, dottor Freeman, se è in grado. Lei ha portato tanta distruzione, ma cosa ha creato esattamente? Può farmi anche un solo esempio? No, non credo. Questo lo vedremo. Pistola gravitazionale, dagliela, Dog. Ecco, Gordon. Dog è felice di vederti. Si vede. Ok, Dog, vai a sistemare il monitor così possiamo comunicare con papà. Sarà preoccupatissimo per noi. Era sicuro che non ti avrei trovato qui. La cittadella sta cadendo a pezzi. Rispondi, Alex! Rispondi, tesoro! Papà! Papà! Sei lì? Alex! Rispondi, Alex! Aspetta un attimo, ci sono troppe interferenze! Ehi, Dog, dammi una mano con questa! Ok. Un pochino a destra. Ci siamo, fermo così. Perfetto. Papà! Alex, dove ti trovi? Oh, signore, dimmi che sei fuori dalla città. Non ancora, ma... Cosa? L'abbiamo trovato. Hai trovato Gordon? Non ci credo. Ma ascolta, dovete andarvene dalla città. La cittadella può esplodere a momenti. Non c'è dubbio che succederà, purtroppo. I nostri sensori indicano che il processo sta accelerando verso un'esplosione di energia oscura. Easy? Chiunque resti nelle vicinanze verrà sorpreso da eventi energetici. I due effetti vanno oltre le mie conoscenze. I danni alla materia cellulare sono... Kleiner, fermati! Papà? Oddio, Eli, mi spiace, ma sono sicuro che non occorre allarmarsi. Alex ormai sarà fuori pericolo. Veramente siamo ancora nella cittadella? Cosa? Oddio, ma non c'è più tempo! Il nucleo è prossimo al collasso. Ah, non c'è modo di allontanarsi abbastanza senza prima... intervenire direttamente nel nucleo e tentare di ritardare la reazione. Vuoi dire entrare? Nel nucleo, sì, ma è troppo pericoloso. La camera sarà inondata di radiazioni. Beh, tu hai la tuta protettiva. Se troviamo un modo di entrare nella cittadella, potremmo... Alex, no! Ma papà... Easy, cerca di farla ragionare. Spiacente, Eli, non vedo altro mezzo. Aiuterebbe a evacuare più cittadini. Possiamo farcela, papà. Ok, Alex, ok, ma promettimi. Promettimi che non correrai rischi inutili. Lo prometto. Ti voglio bene.
Anch'io ti voglio bene. Pregherò per te. Tranquillo. Ci vediamo presto. Vediamo se riusciamo a trovare un accesso alla cittadella lungo il margine. Dog, mi dai una mano? Grazie. Ok, bello, fermati, ci vediamo dall'altro lato di questo tunnel. Wow. Com'è alto? Posso credere che stiamo cercando di tornare lì. Sarà affatto facile. Beh, Tom, cosa ne pensi? Qualche idea? Ok, Tom. Non è molto utile. Esserci un modo per attraversare. Do? Do, cosa stai? Credo che a Dog serva una stretta ai bulloni. Attento! Dog! Come pensi che ci possa aiutare questo? Che cosa? Aspetta! Ah no! Stai scherzando! Vero? Beh, Gordon, a meno che tu non abbia un'idea migliore, è un robot. Ha fatto i suoi conti. Conti, giusto? Voglio che te ne vada il più in fretta possibile. Trova papà. Ci rivedremo, non preoccuparti. Va bene, non mi mancherai. Non preoccuparti per me, ci vediamo presto. Ok, Dog, facciamolo. Prima che cambi. Attento, aspetta. Bel lancio, Dog. Ora vai, bello. Su, andrà bene, non. Oh oh. E ora? Resisti! Andiamo prima che sia troppo.
Talk. Beh, non ci disturberanno se li lasciamo in pace. Fammi solo disattivare questo campo. Diamine, non ci riesco. È quello Stork. Lo sta tenendo dall'altro lato. Non c'è tempo. Come riusciremo a passare di qui? Ci saranno utili per uscire da qui. Puoi scoprire dove va? Mi ha insegnato a reimpostare il sistema di puntamento. Un altro ritocco al posto giusto ed è tutto. Reggila in modo che possa lavorarci. Qui te lo modifico. Ecco qua. È molto più instabile, ma dovrebbe durare abbastanza. Ora possiamo passare. Thank you.
Dobbiamo passare di lì. Forse questa console può esserci utile. Vediamo se riesco a individuare un accesso al nucleo. Posso ancora consegnare la Terra col vostro aiuto. La destinazione è incontrollabile. Impostate il relay in un altro modo. Non posso sopravvivere in quell'ambiente. Grazie al cielo, è solo una vecchia registrazione. Il corpo ospite, state scherzando, io non posso. Va bene, vediamo se è necessario. Muovetevi, è dietro di me! Maledizione! Che diavolo? Thank you.
uscire, Gordon. Fai come l'ultima volta. Cosa succede? Bel lavoro. Ci siamo. Vedo una fermata giù in fondo. Scendiamo là e vediamo dove. Posizionare diagnosi. Corri! Ci siamo quasi, Gordon. Volevano far esplodere il reattore di proposito. Ma perché? Spero che il dottor Kleiner abbia ragione. Vediamo se riusciamo a passare dalla stanza di controllo. L'ascensore giù vicino al nucleo. Vediamo di riportarlo a questo livello. Questi valori sono fuori scala. Faremo in tempo a riattivare il campo di contenimento. Meno male che sai quel che fai. Ecco il tuo ascensore. Gordon, io... vorrei poter far di più per aiutarti. Torna presto. Attenzione, rilevato il rischio radioattivo. Thank you.
Ce l'hai fatta! Il sistema di contenimento è di nuovo al suo posto. Non durerà in eterno, ma abbiamo guadagnato un po' di tempo. Mentre eri là dentro, ho dato un'occhiata ai dati di controllo. Cercavano di innescare una reazione a catena, ma distruggere la cittadella è solo un effetto collaterale. Direttore, questo è l'unico modo di spedire un pacchetto di trasmissione nel luogo da cui provengono. Non so cosa contenga il pacchetto, ma deve essere importante se sono disposti a sacrificare l'intera cittadella pur di inviarlo. Dobbiamo portarlo subito a mio padre e a Kleiner all'avamposto. Ne ho fatto una copia. Qualsiasi cosa sia, temo che non siano buone notizie. C'è dell'altro. E Judith, guarda. Sono quasi sicura di aver localizzato la posizione del progetto. Difficile dire quanto sia ancora intatto o se è rimasto qualcosa che possa compromettere il nostro lavoro nel caso i Gombai lo scoprissero. Dobbiamo controllare bene, naturalmente, ma dovrei poter essere più precisa tra qualche ora. Se la località è quella che pensiamo, non dovrebbe... Devo interrompere, forse ci hanno intercettato. Dove andiamo? Capiamo! È in serio pericolo. Dobbiamo portare questo e il pacchetto a mio padre. Lui saprà cosa farci. La copia del pacchetto è fatta. Ce l'ho qui. E adesso usciamo da questo posto. Credo l'abbiamo sentito. Ho bloccato un ascensore di uscita. Di qua. Avanti! Sembrano non gradire che ritorno alla loro posta. Questo ascensore ci porterà a un binario. Se riusciamo a salire, il treno dovrebbe portarci fuori dalla città. Ehi, la pistola funziona di nuovo. Beh, è stato bello finché durato. Thank you.
Su, saliamo. Forza, entriamo. Beh, è scappata per un pelo, eh. Non so cosa c'è nella copia che ho fatto, ma non sono entusiasti che l'abbiamo. Sai, tutto sommato, non stiamo... È un vagone di stalker. Dannati Combine. Ecco cosa succede a chi oppone resistenza. Oh, se ti... Ho sbagliato al momento sbagliato. Oddio, spero che tu non ricordi chi eri. Bene. Va diretto questo treno. Con un po' di fortuna saremo fuori dalla città prima che sia troppo tardi. Grazie al cielo non siamo a piedi. Speriamo che il peggio sia passato. Cesare, una volta. Un attimo solo. Devo riprendervi. Ok. Beh, potrebbe non essere così facile. Ora siamo nella stessa barca degli altri evacuati. A piedi fino alla stazione. Andiamo in superficie. Dobbiamo passare per quella porta. Ho sentito che... Quando si chiudeva da pomeriggio... Thank you.
Zombine, l'hai capita? Ok. Cavolo! Attento, ho una granata!
Scale. Di scherzare. Elettricità e sono sicuro. Thank you.
Spero che fuori ci sia ancora luce. Quindi ripeto. Grazie a Dio, ancora giorno. Riesci a trovare un modo per aprirlo? Più così. Per chi se la sente, questo potrebbe essere il momento ideale per la conversazione. Vale a dire, in parole povere, che dovreste prendere in seria considerazione di fare la vostra parte. Per la rinascita della specie, dobbiamo sfruttare appieno il tempo che abbiamo, poiché non è affatto certo per quanto saremo sicuro prima che i compagni stichino di restaurare il loro dominio, cosa certamente faranno. Ci deve essere un modo per aprire questo cancello. Spero di riuscire a diramare regolarmente altri bollettini utili nei prossimi giorni. Tuttavia, per ora ci dobbiamo accontentare di alcune succinte informazioni. La destabilizzazione del reattore di Serpentina ha avuto ripercussioni non del tutto inaspettate, anche se non lo speravo, ma del tempo. L'impulso di una reazione a catena nella sera dei reattori della cittadella, quindi ora credo che tutti i portali combine. Eccola! Guarda se la manovella funziona ancora. Forza, usa la manovella. Grandioso. Ok, raggiungiamo il treno prima che la cittadella sia. Tuttavia, questo stato di cose è temporaneo. Come purtroppo abbiamo constatato, persino una frattura relativamente piccola come quella di Black Mesa ha fornito ai nostri nemici un varco che sono riusciti ad ampliare attraversandolo con forze sempre più ingenti. In aggiunta alle specie interamente xenoteriche, numerosi alleati postumani modificati sono ancora presenti sulla Terra e faranno quanto è in loro potere per ristabilire le comunicazioni e far giungere i rinforzi. Tuttavia, abbiamo ragione di sperare, adesso più che mai nello scorso decennio. Abbiamo sviluppato in segreto numerose tecnologie e faremo tutto prima che un po' più in là. Tuttavia, mi preme sottolineare quanto sia importante conservare. Thank you.
Scusi, Doc. A quanto pare dovremmo cercare di passare di qui. Più tempo ci mettiamo a trovare la stazione. Andiamo di sopra. Non possiamo passare. Colpo, Gordon! Quel cecchino quasi mi staccava la testa. Fammi arrampicare per vedere cosa ci aspetta. Più avanti hanno fortificato la strada. Vai tu, ok? Io ti copro da quassù finché non arrivi in fondo. Quando la via è libera ti raggiungo. Ok, forse riesco ad abbassare la scala. Devo sparare al chiavistello. Sono fuori esercizio con il fucile. Ah, no, pare di no. Munizioni esaurite. Thank you.
Mi dai una mano, Gordon? Forza! Lontano dalle porte!
esaurite. Thank you.
Ecco che ci risiamo. Indietro. Tutti dovrebbero aver sgombrato la città. I Combine danno filo da torcere. Cerchiamo di riunire abbastanza gente per farci largo verso la stazione. La gente si raccoglie in un rifugio qui vicino. Ci puoi portare lì? Certo, andiamo. Di qua. Ehi, hey, sono io. Apra la porta. Parola d'ordine? Non ti dirò neanche di stare zitto. Avanti. In passato alcune catene proteiche essenziali per il processo di sviluppo embrionale venivano selettivamente interrotte. Ora non è più così. Per chi se la sente, questo potrebbe essere il momento ideale per la procreazione, vale a dire, in parole povere, che dovreste prendere in seria considerazione di fare la vostra parte per la rinascita della specie. Dobbiamo sfruttare appieno il tempo che abbiamo, poiché non è affatto certo per quanto saremo al sicuro prima che i Combine... La strada per salire. Una volta che possiamo parlare apertamente, basta influenza. Sarebbero molte cose da dire. Dovremmo riuscire a diramare regolarmente altri bollettini utili nei prossimi giorni. Tuttavia, per ora ci dobbiamo accontentare di alcune succinte. La destabilizzazione del reattore di City 17. Anche se non osavamo sperarlo prima del tempo. L'impulso distruttivo ha provocato una reazione a catena nell'intera reazione della cittadella. Quindi credo che tutti i Combine siano completamente fuori uso, così come i sistemi di comunicazione basati su tale tecnologia. In sintesi, i Combine sono tagliati fuori. Le loro forze attualmente stanziate sulla Terra sono ridotte a unità isolate e senza mezzi. Tuttavia, questo stato di cose è temporaneo. Come purtroppo abbiamo constatato, persino una frattura piccola come quella di Black Panther ha fornito ai dietro di te parco, che sono riusciti a copiare sempre più ingenti. In aggiunta alle specie interamente xenoteriche, numerosi alle
scienziati postumani modificati sono ancora presenti sulla Terra e faranno quanto è in loro potere per ristabilire le comunicazioni e far giungere i rinforzi. Tuttavia, abbiamo ragione. Gordon! Alex! Non ci credo! Siete usciti dalla cittadella! Non sappiamo esattamente. So solo che c'è lo zampino dei Vortigont. E tu, Barney? Me la cavo, ma sto impazzendo per... Ci hanno trovati! Oh, diavolo, Gordon! Ti hanno seguito di nuovo. Abbiamo sottratto delle informazioni della cittadella. Non so ancora di che si tratta. Ma deve essere molto importante se non ci hanno mollato fino adesso. Questo accresce la tensione, dobbiamo andarcene. Sapete dei treni per l'evacuazione, giusto? Sì. Sì, beh, abbiamo pianificato un'offensiva alla stazione. Pare che dovremo abbattere ogni stupido poliziotto che si sia messo in testa di continuare a difendere City 17. Se io e Gordon prendiamo un'altra strada, possiamo attirare Combine lontano da te. Così forse riesce a riempire i treni prima del nostro arrivo. Davvero? Beh, se lo dici tu. Ehi, venite qui, guardate. Ok, oltre questo ponte, sopra i tetti, c'è un passaggio sicuro per la stazione. Voi andate di là. Io raccoglierò chi è rimasto indietro. Ci incontriamo là. Va bene, andiamo. Ehi, Gordon, prima che tu vada. Mi stavo stufando di portarmelo appresso. Ascolta, non me ne sono rimasti molti, quindi cerca di non perderlo, ok? Individuate lacerazioni di minore entità. Vedi se trovi con i tuoi. Ehi, vai tu!
sei terrificante! Credi sia morto? Potresti colpirlo con il piede di porco, non si sa mai. Oddio, non di nuovo! È l'ultima unità di riserva. Tante forniture mediche, vedi? Ho trovato uno shotgun. Indietro!
arrivano. Cavolo, ci sono addosso. Meglio trovare bagni e muoverci. Eccovi. Credo che sareste arrivati in tempo. Scusa il ritardo, i combine ci stanno addosso. Qual è il piano? Sto mandando fuori la gente a gruppi. Come dicevo prima, se riuscite a proteggerli e coprirli, potremmo avere una chance di raggiungere i treni per la fuga. Va bene. Manda il primo gruppo. Andiamo! Torna indietro e prendi un altro gruppo. Io starò qui a sorvegliare. Indietro.
Torna da Barney e prendi un altro gruppo. Gordon, difendi i cittadini! Questa è la nostra gente! In fretta, gente! La situazione si era fatta critica. Tenete la testa bassa. Ricarico. Ok, sono al sicuro. Vai col prossimo. Rinvenute. Gran bel combattimento, Doc! Prende il key. Ad aiutare. Ci è mancato poco. Prenda questo key. Pronti per un altro gruppo di cittadini. Grazie.
Questo è il Gordon Freeman che conosco! Credevo che non ce l'avremmo fatta. Ecco il kit. Ok, sono al sicuro. Vai col prossimo gruppo. Ecco, sì, grazie Freeman. Tenete la testa bassa. Questo ce li toglierà di dosso per un po'. Voi non venite? Tu vai, vai, non cercano te. Gordon ed io li distraiamo mentre tu porti via gli altri. Poi saltiamo su un treno appena siete andati. Ok, ma non metterci molto, intesi? Dai, apriamo il prossimo binario. Buona fortuna! Allora ci si vede! Andiamo a dare la soluzione. Non perdiamo tempo. Thank you.
Non ci credo. Pare che alla fine stiamo per farcela. Salta su, Gordon, sono con te. Ci siamo?